Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi ricordiamo a questa Santa Messa in modo particolare tutti i defunti dell'ordine seratico, i frati, le sorelle e i parenti benefattori defunti. Confesso a Dio potente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia in noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dei giusti, che ci hai salvati con la morte e risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli e sorelle, parenti e benefattori defunti. Quando erano in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella risurrezione e tu dona loro la beatitudine senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas, ad Abiezerita Gedeone, figlio di Ioas. Batteva il grano nel frantoio per sottrarlo a Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani dei Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io?» Gli rispose: «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare da qui, prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti». Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno». Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece focacce asine. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola. Gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce asine, posale su questa pietra e versavi il brodo». Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne
e le focacce asine. Dalla roccia sale un fuoco che consuma la carne e le focacce asine. E l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse, pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e la chiamò il Signore pace, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Che era si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un camello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Per i fratelli e sorelle, dopo l'incontro che Gesù ebbe con il giovane ricco, il suo rifiuto di lasciare i suoi beni perché ne era troppo affezionato, troppo attaccato a quei beni, abbastanza legato alle cose materiali
e non sopportava l'idea di doversene separare, questi se ne andò triste. La tristezza indica l'assenza della gioia di Gesù. Gesù stesso fa un'amara riflessione sull'episodio del ricco che non ha avuto il coraggio di seguirlo, nonostante le ottime intenzioni che l'animavano. Dicendo queste parole, difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Il ricco che non si identifica necessariamente con chi ha molti beni, ma piuttosto con coloro che sono troppo attaccati alle ricchezze fino a farle diventare il proprio idolo. Gli stessi apostoli restano spaventati all'affermazione del loro maestro e Gesù precisa che con l'aiuto di Dio è possibile staccare il cuore dalle cose della terra e aspirare con tutta l'anima quelli del cielo. Gesù non fa nessuna discriminazione, tantomeno verso i ricchi, ma è estremamente realista. Sa che la ricchezza è un pericolo, un rischio per la vita di fede, perché la ricchezza promette ciò che non riesce a mantenere. Non riesce a mantenere quella serenità, quella soddisfazione, quella pienezza. L'attaccamento ai beni, anche di piccola entità, ci possono far perdere di vista l'essenziale. La condanna perciò non è verso chi ha, ma verso chi pur avendo non condivide quello che ha. Tutti noi in qualche modo siamo ricchi di qualcosa, anche essere ricchi di noi stessi, troppo pieni di sé, può allontanarci dall'essere realmente felici. Interroghiamoci in questa giornata sullo stile con cui viviamo il nostro rapporto con i beni della terra e con il prossimo, se siamo sufficientemente liberi per poter dedicare del tempo e dell'energia a ciò che davvero conta nella nostra vita. Dopo vediamo Pietro, parlando a nome dei dodici, che afferma che mettendosi docilmente alla sequela di Cristo hanno lasciato tutto, e chiede quale sarà la loro ricompensa. Egli forse non ha ancora preciso coscienza che la loro stare con Cristo è già un'abbondante ricompensa. E Gesù scandisce le promesse che riguardano gli apostoli, ma sono anche per tutti noi. In verità vi dico, chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. È la solenne promessa alle nostre rinunce, alle nostre scelte, talvolta ardue, ma sempre conveniente per ognuno di noi.
Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nel